Oggi voglio parlare della barriera ematoencefalica e del danno che avviene sulla barriera ematoencefalica all'interno di alcune patologie. Patologie che vi anticipo, come le encefaliti, l'Alzheimer, le ischemie cerebrali, i tumori, la sclerosi multipla, il Parkinson, il diabete tipo 2, lo stress ossidativo, processi infiammatori diffusi. Liberano tutte sostanze, vengono liberate sostanze che attaccano la barriera ematoencefalica in modo tale che questa in qualche modo venga, lasciatemi dire, bucherellata e quindi faccia passare al proprio interno sostanze che sono poi nocive per il nostro cervello. Ma cos'è questa barriera? La barriera è una struttura abbastanza semplice, formata da delle cellule endoteliali, cioè le cellule che sono proprio dei vasi sanguigni, quindi che costituiscono i vasi sanguigni, l'endotelio. Quindi cellule endoteliali che sono messe una di fianco all'altra in modo molto avvicinato e ristretto a formare quelle che si chiamano le tight junction, quindi giunzioni molto, molto ravvicinate, molto strette, e costituite da delle proteine che si chiamano occludine che passano da una membrana all'altra e quindi occludono proprio il passaggio dal sangue al cervello. La parte interna di questa barriera invece è formata da delle altre, da delle propaggini di alcune cellule particolari che si trovano nel cervello, che sono gli astrociti, i piedi, diciamo, la parte terminale, si agganciano alla parte posteriore dell'endotelio, quindi alla parte interna, e creano questa impalcatura a rafforzare la barriera. E poi ci sono una serie di soldati, chiamiamolo così, una guardia reale, dei corazzieri, che sono formati dalle cellule della microglia. Quindi che ogni qualvolta c'è qualcosa che entra, viene aggredita dalla microglia e quindi che va a riportare le condizioni in un equilibrio iniziale. Ogni qualvolta, dunque, dobbiamo sapere che la barriera ematoencefalica è ricca di recettori, e recettori per i cannabinoidi, e quindi ogni qualvolta la barriera viene in qualche modo lesionata o attaccata, c'è una risposta da parte del sistema endocannabinoide per andare a riequilibrare e mettere in ordine. Per questo se c'è una, in alcune patologie c'è una upregulation, cioè una sovrapproduzione di recettori per i cannabinoidi, proprio perché c'è questo tentativo di mettere in ordine. I cannabinoidi che noi conosciamo di più sono il THC e il CBD. Il THC agisce sui recettori, CB1 e CB2, mentre il CBD ha un'azione che è indipendente da quella dei recettori, o perlomeno agisce solamente su un enzima che degrada gli endocannabinoidi, quindi diciamo non ha un'azione diretta sui recettori CB1 e CB2, cosa che invece ha il THC. Ma il THC ha un problema rispetto alla barriera ematoencefalica. Perché? Perché mentre il THC, essendo lipofilo, passa liberamente, cioè entra liberamente all'interno della barriera, poi viene eliminato, cioè viene trasportato fuori da delle proteine particolari, che sono dei trasporter, come se fossero dei corrieri che portano le sostanze, i farmaci, alcune molecole vengono prese da questi corrieri, che sono delle glicoproteine, che portano fuori le cellule, queste sostanze. Il THC è una di quelle sostanze che viene trasportata poi fuori, quindi alterazione nella produzione di queste proteine, oppure delle modificazioni genetiche nella loro produzione o un eccesso di produzione può modificare l'effetto del THC o l'effetto, quindi l'effetto psicotropo sostanzialmente, o l'effetto terapeutico del THC. Il CBD invece ha un'azione completamente autonoma. Noi sappiamo che non agisce sui recettori, abbiamo detto, e va ad agire su altri tipi di recettori, sui recettori per la 5-idrossitriptamina e sul PPAR gamma, creando una vera e propria stabilizzazione, un vero e proprio recupero delle membrane. Ci sono molti studi, oramai molti studi scientifici che sono stati pubblicati al riguardo di questo, soprattutto in patologie, processi infiammatori o infettivi, penso ad esempio all'HIV, e questa roba dovrebbe farci pensare, perché oggi che abbiamo tante encefaliti o tante manifestazioni encefalitiche o cerebrali da parte delle infezioni da Covid, potrebbe essere questo dovuto a un danno di barriera ematoencefalica. L'Alzheimer è stato sicuramente studiato, la sclerosi multipla è stata strastudiata, alcuni ritengono che la sclerosi multipla, alcune forme di sclerosi multipla potrebbe essere
dovute a un danno di barriera ematoencefalica. Ma poi c'è tutto il capitolo dello stress ossidativo, quindi voi immaginate che ogni qualvolta che c'è uno stress ossidativo in corso, la barriera ematoencefalica subisce un attacco molto forte, quindi si potrà poi avere successivamente un danno perenne di barriera, quindi dei problemi molto grandi. Un'altra patologia è sicuramente il diabete, quindi c'è un'azione particolare dei recettori insulinici, quindi sulla resistenza insulinica. Quindi vedete che sulla barriera ematoencefalica veramente è un capitolo interessante, molto importante, e quindi l'utilizzo dei cannabinoidi in tutte queste patologie che abbiamo detto, quindi encefalite, Alzheimer, ischemie cerebrali, soprattutto ischemie cerebrali nella fase acuta, quindi prima si incomincia a migliorare, tutti i tipi di tumori cerebrali, la sclerosi multipla, il Parkinson, il diabete mellito e tutti i processi infiammatori e lo stress ossidativo, in tutti questi casi c'è un razionale scientifico nell'utilizzo della cannabis. Ovviamente non abbiamo i dosaggi, questo lo diciamo sempre, la cannabis è un vestito fatto su misura, per cui si incominciano con i dosaggi e si cerca di capire qual è il dosaggio ottimale per il paziente che non dia gli effetti collaterali ma ci dia tutti gli effetti terapeutici. Laddove c'è un danno per cui il THC non è ben tollerato, si può utilizzare anche bassi dosaggi di THC ed alti, altissimi dosaggi di CBD che non ha effetti collaterali, ma che ha questa molto importante protezione sul ripristino o sul mantenimento della barriera ematoencefalica.